Come sempre ragazzi, benvenuti da Pionauta, questo è il 40° episodio di questa serie di Robo Universalis 4. Common Sense, siamo qui con la Gran Bretagna, soli soletti perché non siamo riusciti in nessun modo a convincere la Scandinavia a scendere con noi in guerra, ma ce la stiamo cavando egregiamente, i numeri sono abbondantemente dalla nostra parte. Volevo controllare un po' che cosa stanno facendo. Io mi sono dimenticato poi di muovere questi. Cioè, è un teatro di guerra un attimo troppo grande. E c'è successo pure che purtroppo lo spostamento della. No, lo spostamento. Quando si è creata l'Australia praticamente è stato subito dopo che è iniziata la guerra. Quindi purtroppo abbiamo perso l'occasione di togliere a loro delle colonie lì, nel territorio australiano. Vabbè, dovremo rifargli guerra magari tra un po' di anni. Posso salire, ma non mi pare il caso. Vediamo con loro com'è che va. Vediamo se ora accettano di entrare, anche se ormai. No, perché la guerra è iniziata da troppo tempo. Vabbè, fate come vi pare. Ok. Loro continuano. Qui dovevo mettere ad assediare, mi sono dimenticato di nuovo. Dai, veloci. Vai. California. Wow. Portogallo è arrivato da questa parte. Noi siamo arrivati ad assediare da questa parte, però non vedo più uomini, saranno anche morti. Bello. Napoli. Con Napoli facciamo pace, tanto alla fine. Ciao. Sta mangiando. Ahia! Perché no? Non perdo un po' di stabilità durante una guerra. Quindi abbiamo perso l'assedio. Qua. Oh, non cade Lisbona, eh? 50% è l'Austria. Wow. Ok, facciamo fuori questi portoghesi. Ma che me frega a me? Cioè, io devo danneggiare le mie colonie per farmi amare dagli indiani, che urlano poi e viva per caso. Bene, meno land attrition. Ok, Portogallo mi sa che hai qualche problemino. Anche la Spagna ne ha alcuni, a quanto pare. Il Portogallo ha un solo forte nella capitale, basta. Sta combinata così. Portogallo pure vuole far pace. Però Portogallo, allora, vediamo un po' se c'è qualcosa che mi può dare. Secondo me no, affacciano qua dietro un macello. Ci sarebbe quel terreno in India, ma non ne ho il claim, e poi è un po' isolato qua sotto, se non erro, se non ricordo male. Sta a 1, 2, 3, 4 province. Non l'abbiamo nemmeno assediato. Non ce lo dà, giustamente. Potrei far pace con loro. Pomo, dov'è? Quindi questo ce lo darebbe qui in California, ma non serve a nulla. Quindi a loro magari facciamo.
perdere alleanza. Alleanza con Malacca. Accesso militare nell'Indostan, perché non mi pare il caso che tu ce l'abbia. War reparation. Cos'è? Un protettorato? Penso di sì, credo sia un protettorato, non credo un nome così sia un vassallo. Vabbè, te lo tieni. E ti ringraziamo. Quindi mo c'ho qualche uomo qua a grattarsi. Quindi si arrabbia la Polonia. A qui potrei fare l'embargo poi. Mai glielo facciamo. Però si sposerebbero ancora, incredibile. Issue embargo. Potrei fare il claim throne a loro, effettivamente. Sono ancora la nostra dinastia? Sì. Abbiamo 44 di prestigio, però. Allora, Spagna. Perché non parliamo un po' di pace io e te? Allora, vediamo un po'. Quello che non costa nulla. 1, 2 e 3. Poi, vediamo un po'. Qui nelle Americhe. 1, 2, 3 e 4. Costa 5 punti. Ok. Vediamo un po' qua. Colleghiamoci. 36 punti siamo già, eh? 36, 43, 59. 49. Così. Può bastare, no? Humiliate. Sì. Wow. Umilio. Ciao. E boom. Quindi questi qua sotto passano alla nostra colonia. Bene. Quindi, però magari. Allora, consolidiamo questi. E facciamo così. La stessa cosa così qua. Quindi la Spagna l'abbiamo cacciata fuori dal continente nordamericano. Fino a qua. Cioè, il Portogallo invece si è andato a infilare dalla parte occidentale. Addirittura l'Ungheria. L'Ungheria. Dove sei? Dov'è l'Ungheria? Ungheria. Oh, Ungheria. 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 Aspetta. Sì. Mi chiami in guerra? Mi sa di sì. Che stai facendo tu, Ungheria? Mi chiamerà in guerra contro il Papa State. Sì, vabbè, accettiamo. E ci sposiamo, no? Perché abbiamo... Sì. Sì. Ci proclamiamo garante. E guardate che power projection. Che bella. Siamo saliti di livello qua. Potremmo prendere un'idea. Forse dovevamo fare i core prima. Prima di salire di livello. Beh, ormai abbiamo fatto. Come va? 15 di unrest. Wow. Guardate perché lì sto convertendo. Ok. Mettiamoci un generale, va. Eccoci qua. Dove sono nati questi ribelli? Non si sa, non è dato a sapere. Voi qua e voi qua. Però Ungheria, io vorrei battere la Polonia poi dopo. Polonia, livello 21, noi livello 21. Sono occidentalizzati? Wow. Si sono occidentalizzati.
alleati con Lituania, Toscana e Venezia. La Scandinavia verrebbe. L'Ungheria, vabbè, no, però verrebbe. Allora, miglioriamo le relazioni. Sono già diventate amichevoli. Ah, io c'ho ancora questo al trading cam che dovrebbe essere il 60%. Ma non gliela farò mai, quindi la posso cancellare come cosa. Non so che inventarmi. È finita la tregua con loro. Che sono alleati di S Colonne Hansa. E la Bretagna ne ha ancora i core. E a sto punto io dovrei fare una covert action a te. Ah, un claim su Castiglia la Vecchia, perché no? Ma sì. Aspetta, Ungheria, torno subito. Farei un claim su Main. Così magari a sto punto facciamo sparire la Provenza da sta zona. Sei rimasto qua. Gli ho fatto annullare i patti con la Spagna, sì? Eh sì. Karen Ter will die. E prendo un templo, un tempio in bamba. E Karen Ter faceva piangere pure lui, va bene. Ho un weak claim. 3-2-5, che non è male. Ma non mi piace col quick claim, quindi tentiamo la fortuna. 3, 2, 5, 10. Ok. Andiamo a fare altre colonie, va? Allora, io c'ho le navi, ecco sì, in mare. Queste. A posto. Potrei salire, ma mi sa che conviene. Vedere prima se è il caso di salire a livello militare. Intanto quella del morale dell'armata l'ho presa, è quella che mi premeva di più. Dovrei cominciare a fare i core. C'è ancora i soldi, i miei punti. Questo è quasi convertito già. Separatismo. Active mission da più 6, dovrebbe scendere di 6. Potrei alzare la... Sì, così c'è. Lo eliminiamo sto problema. Ci frega tanto, tre province sono. Ci possiamo mettere a fare i cani da guardia a tre territori. Se voglio fare guerre mo. Provenza S Colonia Hansa. Ok, siamo pronti. Ok, verrebbero tutti, fa piacere. Ah, guardate prima, no, non so, sai. Questa che è facile. Ma sì, veniamo tutti. Che scherzi. Che scherzi, no, dai, non far così. Allora, ho fatto che take armor.
vai Austria, sbrandello di tutti. Guarda esserli, eh. Devo fare carpet sieging a Provenza stavolta, mi ha rotto le scatole, davvero. E poi un'altra forse da togliere da mezzo. E lei? Ah, si vedrebbe pure con gli olandesi, eh. Questa è una delle musiche che mi piace di più. Veramente bella, molto evocativa. Missione. Ok, ho messo a fare un core e mando il missionario. Lui ha valore di sieging, sì, ok, allora mandiamo. Anche se sarebbe... aspetta un fermo. Addirittura il nostro io c'ha due come siege. Allora mandiamolo. Vieni qua. Siamo saliti di livello militare, però a questo punto questo tipo di guerra non è che... chissà che fa. Però saliamo, dai. Nuovi cannoni. Prendiamo soldi. Addirittura. Vabbè, piagnetevela voi ragazzi, non è che... non è che posso fare tutto io qua, eh? Julie Dabugny. La invitiamo a corte. Prestigio. Prima prestigio, ci frega a noi. Trade efficiency. Siamo ancora senza erede, eh? Matrimoni li abbiamo, sì. L'Ungheria. Con la Scandinavia. Con Brittany no? La Toscana non lo può fare. National Rest 2, sì, sì. Ok. Qui è caduto. A bloccare questo porto. Andiamo a bloccare questo. Ah, è caduto Provenza. La Provence. Andiamo qui. Fermo. Voglio passare per forza di là. Sta dicendo la Bretagna non ha... sì, monastica, sposiamoci, eh? Allora, Provenza, da te voglio semplicemente che torni Igor all'amica mia qua. 39 punti diplomatici. Questo è strano però, eh? Perché abbiamo attaccato per questo. Dicevo qualcosa qua, è questo. Che è un nostro claim. Boh. Hmm.
abbiamo bisogno un reparation, i soldi, alleanze ne hai? Sì. Sì. Eh sì, ok. Il dibattito non è passato a quanto pare. Non di stabilità. Bribe. Sils. Agronomy. Agronomy. Ministro di supporto. Agronomy. Ministro di supporto. Your corruption. Di questo non posso. Allora, a me mi servono solo i punti. Quante che me ne servivano? 64. Quanti ne sto a guadagnare al mese? Decreti Astro 5. 2, quindi 5, 3 mesi. Vabbè. Però mi pare strano, perché abbiamo attaccato per Take Core Armor e non so perché mi chieda. Andiamo, questi tutti sono bassi, vediamo se gli altri mi danno War Reparation. Sì. Allora, War Reparation, soldi, vediamo un po', perdi questo così mi dà il prestigio, ciao. Ok, vediamo il prossimo S. War Reparation, soldi, perdi tutto, ciao. Ok, vediamo il terzo, la ANSA. 100% pure con loro. War Reparation, soldi, 1, 2 e 3, ciao. Ok, punti, dobbiamo aspettare un altro mese, quindi una settimana. Vediamo un po'. Sì, ci ha tolto tutti i punti, incredibile. Ok, la Bretagna è rinata, la Provenza finalmente l'abbiamo cacciata da sta parte di Francia. E qui mi servono i punti per fare il core. Sto rischiando un pochetto. Allora, vediamo a livello di rischio. Qui nel main si possono ribellare. Ok, vediamo. Si possono ribellare pure qua ad Armor, stranamente. E ricominciamo a migliorare le relazioni con loro. La Scandinavia si vuole risposare, certo. Un'altra missione. Far diventare questa una città, sì. Questa cosa di, dei punti diplomatici, macello. Purtroppo ci rallenteranno un po'. Le navi alla fine dove che stanno? Mo? Stanno facendo finta di bloccare un porto là. Mettiamoci qua. North Pole. Io potrei... No, però non ho un esploratore. E costa 50 punti diplomatici avercelo. Ok. Allora, dicevamo, con l'Ungheria come siamo messi? 90. Improved relation, potrei farlo di un altro po'. Aggressive expansion, meno 1. What's your provinces? They desire Vienna and Grass. Siamo eretici, vabbè. Vedete quanto diventiamo pure vicini di casa. Siamo eretici. 61%. Un core è andato. Un altro lo mettiamo a fare adesso. Ce ne vorrà.
Vediamo un po' di soldi, prendiamo 40 punti militari, sì. Potrei prendere un'idea, stavolta sì. Mi sa che... Yes, ci siamo. Una rivolta a Nantes. Ce la dovrebbero fare, tranquilli, ce l'hanno fatta. Liege ci ha insultati così, tanto per gradire. Succede qua? Non ho visto. Oh, che religione sono? Protestanti, mi sa che erano cattolici quelli. Dove che abbiamo problemi di unrest? A Quenza 0.7, vabbè. E a Maine 2.2. La cosa è dato? Over extension. Bah, che schifo. Però c'ha 6 punti diplomatici, che non è male. Non è proprio male, in verità, visto che siamo indietro a livello diplomatico. Quanti anni c'hai, bello? Non ce lo dici? Zero. Quindi, adesso abbiamo un consiglio di reggenza. Solo speriamo non muoia. Tuturu. Dicevamo, il problema è l'over extension, per cui c'hanno... Avignone si arrabbia. Arrabbiati. Però Provenza, dai, ti ho risolto un problema. Queste province erano difficili da gestire. Stavano oltre il mio territorio. Conversione riuscita. Quindi adesso è tutto convertito. No, c'è Maine ancora che... assurda. Commesso 38%, ne posso mandare un altro qua, sì. Continuo a colonizzare qua. Io allora non lo posso dichiarare a guerra perché non ho un diplomatico, ma nemmeno potrò perché tipo una tregua, o forse posso. Beh. Allora con loro va così. 129. Siamo alleati, sposati e posso mirare di altri 35. Vado a 164. Giusto. Ci vuole un regalo e li posso vassalizzare. Belli belli. Va bene, vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione e noi ci vediamo nel prossimo episodio.